Siamo dati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la Santa Messa prefestiva della solennità dell'Epifania del Signore, descritta, come abbiamo ascoltato, nel Vangelo, il celebre episodio dell'adorazione dei Magi, che attraverso il compimento di questo gesto, appunto adorarsi, prostrarsi e adorarsi davanti a questo bambino apparentemente simile a tutti gli altri, compiono il più grande atto di fede possibile, cioè riconoscono che quel bambino non è come tutti gli altri, ma è Dio fatto carne. Come si potrebbe definire quindi questa festa? Io questa festa, quando ci penso, la vedo in due modi fondamentalmente. Questa è, da un lato, la festa della fede, perché Gesù bambino, dobbiamo metterci bene in testa, se uno l'avesse visto, convinciamoci che avrebbe visto un bambino come tutti gli altri, d'accordo? Non faceva miracoli Gesù bambino, non parlava Gesù bambino, non faceva cose strane per cui dici questo è Dio. No, a riconoscere il fatto che in quel bambino c'è Dio ti guida solo la fede. Per capire un pochettino l'Eucaristia basta pensare alla messa. Io tra poco vado sull'altare, consacro, alzo l'ostia. Spero che tutti stiano in ginocchio quando alzo l'ostia, come le norme liturgiche della Chiesa prevedono, ma quando io alzo l'ostia si vede la stessa cosa che si vedeva prima della consacrazione, d'accordo? Non si vede altro, ma dopo la consacrazione quello è Gesù, non per scherzo, ma questo te lo dice la fede. Come finisce la preghiera eucaristica? Scusate, la consacrazione, cosa dico io? Mistero della fede. Cioè solo la fede può farti arrivare a credere che quel pezzo di pane si è trasformato nella sostanza del corpo di Gesù. La festa della fede innanzitutto. Attenzione. La fede, secondo noi, è una cosa un po' particolare. Cioè, quello ce l'ha e quest'altro non ce l'ha. Come si fa a vincere la fede? Cioè, che dobbiamo fare? Cioè, è una sorta di tiro al bersaglio, mi ricordo me, racconto una facezia personale, ogni tanto qualcuno diceva, padre, ci avessi io la fede che c'ha lei, dico. Ma non è che io ho una fede, sai, no, il padre eterno dice, Don Leonardo, ma sta simpatico, dammogli un bel po' di fede, invece quello che sta antipatico, niente, no. Da dove viene la fede? E come in qualche modo si alimenta? La Chiesa ci insegna una cosa. Qui stiamo parlando veramente. Tutti quanti battezzati, tutti, ricevono, insieme alla grazia santificante, l'infusione delle tre virtù teologali, che sono la fede, la speranza e la carità. Quindi siamo tutti allo stesso punto di partenza. Solo che la fede, come cresce? Come si custodisce? Come si alimenta? Sapete come? Ora dico una cosa un pochino strana, come non ci pensi? Facendo funzionare bene il cervello, usando bene l'intelligenza. I magi non erano ebrei, non conoscevano le profezie. Beh, adesso quando arrivano, adesso vedremo brevemente come a Gerusalemme, avevano decodificato questa stella. Erano persone, sappiamo la tradizione ci dice che erano dei re dell'Oriente, sappiamo anche i nomi, Gaspare, Melchiorre, Baldassare, gente molto potente, molto intelligente, che aveva decodificato dei fenomeni astrologici che tra l'altro studiosi e esegeti dicono essere realmente accaduti al tempo della nascita di Gesù. E si erano quindi mossi, ma non capivano ancora bene che cosa era successo, d'accordo? Per questo che poi dove vanno? Vanno dagli addetti ai lavori, vanno dai tecnici, dai competenti, cioè dagli ebrei che dicono, tipo, ma che esiste qualche messia? Come non esiste il messia? Sta scritto nella Bibbia, il messia si deve nascere da Betlemme, si dirigono verso Betlemme e quando arrivano vicino alla grotta rivedono questa stella che li aveva guidati. Quindi, però i magi di per sé, da un punto di vista, tra virgolette, capite, religioso, non c'avevano niente. Non erano persone credenti, persone religiose, ma erano persone, ecco il grande messaggio dell'Epifania, in ricerca, come tutti quanti gli esseri umani, perché vedete, una persona che non fosse battezzata, no? Purtroppo non tutti ricevono la grazia e il dono del battesimo,
E questa persona? Dio non la potrà mai conoscere, secondo noi. È assolutamente impossibile che vada in paradiso, secondo noi. Vi ricordate Gesù cosa dice nel Vangelo? E qui ogni tanto pure Papa Francesco suona un po' e poi si arrabbia. Ma io non mi arrabbio niente, perché c'ha ragione, anche delle recentissime polemiche che ha fatto, no? E cosa dice Gesù a volte nel Vangelo? Quando parla con scribi e farisei, a volte gli suona di brutto, che gli dice? Pubblicani e prostitute vi passeranno avanti nel regno dei cieli, che sono parole di Gesù. Pubblicani e prostitute. È possibile che un pubblicano o una prostituta sia più santa di un fariseo e scriba? A voi a te che è possibile. Capite? Allora, cosa stiamo dicendo? Cioè, anche una persona che non avesse ricevuto il dono della fede c'ha però l'intelligenza. Vediamo come ti aiuta l'intelligenza. Allora, Dio, fratelli e sorelle carissimi, in questo mondo noi non possiamo vederlo, né lo possiamo, come dire, intercettare attraverso le comuni modalità relazionali. Dio parla secondo voi o non parla? Certo che parla, ma parla così come sto parlando io adesso? Qualcuno di voi l'ha mai sentito parlare a Dio? Se me lo dice, mi fa favore, così voglio dire pure io parlare così. Qualcuno l'ha sentito parlare come sto parlando io a voi adesso in suo nome? Non parla così il Signore. Parla in modo misterioso, si dice. Misterioso non vuol dire strano, che viene da misterioso. No, parla attraverso il linguaggio dei segni. Parla nel silenzio, parla al cuore, parla all'intelligenza. In che senso? Facciamo qualche esempio. Io ho la grazia di stare qua a Sermoneta. Se uno si affaccia al balcone, da qualche bel balcone ben posizionato, d'inverno verso le 5, d'estate verso le 7 e mezza, vedete gli spettacoli che sono veramente impressionanti. Se tu ti metti a guardare quella cosa in silenzio, ma non ti può non nascere nel cuore la domanda di chi è questa cosa? Ma chi è che si è inventato una cosa del genere? Certo, non è che subito Dio ha creato il tramonto, ma ti mette un pochino in questa situazione, d'accordo? Questo capita per esempio con tantissime cose della creazione. Oppure, altri modi misteriosi con cui Dio parla, incontri una persona significativa, leggi un bel libro, senti una bella predica, non lo so, qualcosa, cioè ti smuove qualcosa e poi inizia, come immagini, da questo sentirsi smossi, la possibilità di un cammino. I magi hanno visto la stella e se sono messi in viaggio, non solo sono messi in viaggio, sono fatti un sacco di fatica per arrivare a quei tempi dall'estremo oriente fino a Gerusalemme, perché capivano che c'era di mezzo qualcosa di importante. Io personalmente ogni volta che cerco dei segni, io cerco di aiutare i miei cari fedeli, fratelli e sorelle presenti, a vivere anche in maniera significativa l'evento delle segni, perché noi non possiamo, come dire, ignorare il fatto che stiamo camminando verso sorella morte, che di vita ce ne abbiamo una sola e che finita la vita terrena non ce n'è un'altra. Dice, vabbè, ho fatto un sacco di guai, ritorno e faccio al contrario. No, e per cui tante cose, abbiamo un tempo limitato per poterci pensare, per poter decidere, poter fare le cose giuste e prendere le giuste direzioni. Voi capite che tutte quante queste cose che sto dicendo, cosa sono? Sono riflessioni di un'intelligenza aperta e che funziona per il motivo per cui Dio l'ha creata, ce l'ha donata. Vede? Nessuno può porsi le domande importanti e dare una risposta, e questo Dio vuole che sia così, se non in diretto interessato. Vede? Ultima suggestione e poi chiudiamo. Io ho notato, e non sono solo, perché anche qualche altro mio confratello l'ha notato, non so se lo notate anche qui, posso prendere da quasi 15 anni, c'è un fenomeno brutto che sta accadendo in questi ultimi anni, cioè si continua la discesa. Io una volta, quando ero giovanissimo prete, che ero vice parroco a Latina, il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, le chiese erano gremite, almeno a Natale e a Pasqua. Questo fenomeno sta leggermente scomparendo, cioè purtroppo, cioè manca a Natale e a Pasqua, quindi il gelo dell'indifferenza aumenta, ma capite il lavoro, lo sapete come mai, no? Perché c'è un processo, adesso non c'è tempo, forse nella prossima omelia, di bombardamento continuo
nel senso di togliere, di svuotare di ogni significato le feste cristiane, sostituendole con altre, in modo tale che la nostra intelligenza non sia portata verso il Signore, il nostro cuore non sia portato ad interrogarsi e gli eventi ci scivolino davanti semplicemente come occasioni per fare feste pantorie e non come momenti privilegiati di incontro con il Signore. Ecco perché il Papa durante tutto l'avvento ha raccomandato silenzio, 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 perché l'habitat in cui noi possiamo riflettere recentemente, possiamo interrogarci, possiamo interloquire nel silenzio col Signore è appunto un cuore capace di prendersi i suoi momenti, che non viva sempre completamente immerso e stordito in una cultura che adesso non è come vuole fare i discorsi solidi, insomma, di cristiano più tempo passa e meno c'ha. Ecco, io vi lascerei solo questa suggestione, io dico sempre ai ragazzi del catechismo, dico, attenzione, quando andiamo dall'altra parte, il nostro Signore non ci chiede anzitutto se abbiamo fatto i bravi, no, ci chiede se abbiamo fatto funzionare bene il cervello, perché se funziona bene il cervello, tu presto o tardi a Dio ci arrivi, ti ci porta lui. Una volta che arrivi al Signore comincia ad obbedirgli e comincia ad adorarlo, capite? Adorano, si mettono in ginocchio. Perché la gente non va a messa, ma a Natale? Perché non si rende minimamente, non crede a quello che viene sull'altare. E perché non ci crede? Perché non si fa le giuste domande e non trova le giuste risposte. Ma se non ti fai le giuste domande e non cerchi le giuste risposte, questo non lo può fare nessuno al posto tuo. Però la vita che il Signore ti ha dato ti chiama in causa e chiama in causa la tua responsabilità. Ecco perché quando morirà il nostro Signore ti dirà: ci hai riflettuto a tutto questo? Sì o no? Ecco, i magi ci hanno riflettuto e hanno trovato la via. Chiunque percorre la loro via sicuramente si troverà in ginocchio davanti al Signore ad adorarlo, a ringraziarlo e a sceglierlo come Signore della propria vita. Siamo dati Gesù e Maria.